Protestano in piazza del Gesù a Napoli i lavoratori dello spettacolo che contestano le misure di sostegno economico previste dal decreto ristori. In piazza sono scesi attori, professionisti del teatro, ballerini, animatori, giocolieri, musicisti, cantanti, artisti del circo che hanno dovuto smettere di lavorare per i provvedimenti introdotti per limitare la diffusione del Covid. I bonus erogati durante la prima ondata dell'emergenza non sono stati sufficienti a coprire l'intera platea dei lavoratori e ora i sindacati referenti chiedono garanzie. Noi come lavoratori dello spettacolo, in questo momento disoccupati dello spettacolo, ci siamo presi la briga di chiamare una piazza allargata, mossi dall'urgenza, dall'emergenza di una situazione che si sta rendendo praticamente insostenibile. Più fortunati hanno avuto dallo Stato da marzo a ora 4.800 euro, significa 480 euro al mese in 10 mesi, con cui non si campa con 480 euro al mese. Quindi vuol dire che le istituzioni o credono che noi lo facciamo per hobby questa cosa qua e che abbiamo delle risorse personali con cui possiamo mangiare e andare avanti, oppure credono proprio che non esistiamo. La nostra richiesta nella fattispecie è quella di avere una retribuzione garantita anche nei periodi di non lavoro, affrontare l'emergenza con un salario minimo di 1.200 euro al mese che ci garantisca di sopravvivere e riformare, riscrivere completamente le regole del mercato del lavoro, facendo in modo che chi come noi è soggetto a quella che viene chiamata intermittenza, ma che in realtà è precarietà, possa progettare un futuro.